Roberto e Andrea, la commedia degli equivoci di Vito Coviello, atto unico. Scena prima. Il teatro è pieno a metà, perché l'altra metà degli spettatori è in attesa che i primi escano per poter ascoltare la replica. Questo per via del Covid-19. Durante il brusio degli spettatori, le luci si abbassano fino al buio totale, tanto da zittire tutti. Si sente parlare una voce come per radio. Pattuglia 1, pattuglia 1 a comando. Sto inseguendo dei ladri, pattuglia 1 a comando, sto inseguendo dei ladri. Sono in auto per via Momentana, pattuglia 1 a comando. Si sente anche il suono di una sirena, uno sventagliare di luci di spot, di faretti, quelli chiamati ad occhio di bue, che sventagliano verso il tendone chiuso del palco. Poi, mentre le luci dei faretti si spengono all'improvviso, il rumore di un crash fortissimo di un incidente stradale. Il silenzio. Poi la voce di Roberto. Roberto che grida: accendete la luce, accendete la luce, non vedo niente, accendete la luce. Ed una voce che gli risponde: stia calmo, signor Roberto, stia calmo, lei ha avuto un incidente in servizio, stia calmo. Lui continuava a gridare: accendete la luce, accendete la luce. Signor Roberto, è accesa la luce, lei non la vede. Il silenzio ed il sipario, lentamente cigolando, si apre. In una stanza, con un solo lettino, un tavolo da cucina ed una cyclette da camera, c'è Roberto con degli occhialoni neri da cieco. È Roberto, diventato cieco ed a casa sua. Roberto sta al telefono, sta chiamando il suo medico, Mimmo, e dice: Mimmo, sono raffreddato, Mimmo, sono raffreddato, ho l'influenza, cosa devo fare? Mimmo, vienimi a visitare. Al telefono gli risponde Mimmo: non posso venire a casa tua per via del Covid-19, ma ti posso prescrivere delle medicine. Le mando via email, le ricette, alla farmacia sotto casa tua. Poi tu falle prendere da chi ti porta da mangiare, che passa lì davanti. Roberto: grazie Mimmo, ma avrei preferito farmi visitare. Mettiamo il caso che ho il Covid, come facciamo?
il medico Mimmo, non lo pensare proprio, e comunque tocca ferro o tocca di qualcos'altro, e chiude la linea. Roberto chiama un altro numero, il self-service che in genere gli portava il pranzo, e chiede: vorrei parlare con Bella Roma. Bella, Bella, ora che passi davanti alla farmacia, ritira le medicine per il mio raffreddore che ho preso dal mio medico. Vi dovrebbe aver portato le ricette. Bella, come lei ha il raffreddore? Io non venire. Lei malato, lei malato, lei gobit. No, 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 non ho il gobit, ho solo un raffreddore. No, no, io non venire, lei malato, lei mischiare me raffreddore. No, ho solo un raffreddore, te lo posso garantire, chiama il dottore, Mimmo, chiama il dottore. Fine della scena.